il nostro meteorologo Luca Mercalli. Gli do il benvenuto per dire che Luca è qualcuno molto global dal punto di vista dell'osservazione dei fenomeni meteorologici, ma anche estremamente local. Bella Quei piedi ben piantati per terra, e credo che proprio di questa interazione tra il luogo, il territorio e il clima possa parlarci. 2 gradi in più o 2 gradi in meno fanno la differenza, e anche il modo in cui ci prepariamo, ci attrezziamo, per affrontare i cambiamenti climatici, o addirittura se, nella misura in cui possiamo, evitiamo che questi cambiamenti avvengano, in modo brutale, è parte del nostro considerare il territorio bene comune. Il clima non è parte estranea, non è una variabile indipendente rispetto al territorio, e su questo rapporto, su questo dialogo stretto tra clima e territorio vorrei dargli la parola. Prego, Luca. Grazie Roberto. Beh sì, sopra il territorio che sostanzialmente è geologico, è minerale, è suolo, è vita, una foresta, le piante, la biosfera, cosa c'è sopra? C'è l'aria, c'è l'atmosfera. E gran parte delle differenze geografiche del mondo sono proprio date dal clima. Un clima può essere abitabile, può essere favorevole all'insediamento umano, lo può essere meno, per esempio le zone desertiche, le zone polari. Ma oggi come oggi quasi tutto il pianeta è diventato in una qualche maniera abitabile, cioè l'adattabilità dell'uomo fa sì che possiamo anche installare una base di ricerca in piena Antartide e sopravviverci con difficoltà, però ci si sta, o viceversa in un deserto o in mezzo all'oceano. Ma allora il clima, essendo qualcosa di sfuggente perché l'aria è un fluido e si muove, è veramente, direi, l'apoteosi del bene comune, perché non è più soltanto la nicchia territoriale che ci interessa. La grande novità di questi tempi è che fino al 1800 possiamo dire che i danni che qualsiasi comunità infliggeva al proprio territorio erano limitati a quel territorio. Erano danni locali e anche molto limitati nel tempo. La nonna di Robert, se per esempio avesse voluto farsi una casa troppo grande, avesse tagliato troppo bosco, ammesso che glielo avessero lasciato fare, visto che le norme, le regole erano ferree e rispettate, ma il danno più grande che poteva esserci era che il bosco troppo tagliato avesse poi provocato una valanga nel corso dell'inverno o un'alluvione con problematiche del tutto locali. Sinceramente, a Torino, del bosco di Rem, ci si poteva tranquillamente disinteressare, salvo se interessava il legno per fare qualche cosa a livello locale. Cose che in Italia, tra l'altro, sono state tutte gestite in modo saggio o meno saggio. A proposito della fonte di legname che serviva a delle comunità urbane, abbiamo l'esempio di Venezia o di Genova. Venezia gestisce con grande saggezza, la Serenissima, i boschi delle Dolomiti per la sua flotta, e ancora oggi quelle regole, che sono simili alle consorterie valdostane, permettono di gestire il bosco in modo da non depauperarlo. Genova distrugge i boschi dell'Appennino desertificandolo e ancora oggi ne vediamo le conseguenze ad alcuni secoli di distanza. Ma in linea generale non parliamo mai di danni irreversibili e globali. Con il clima questo invece è emerso con la rivoluzione industriale. Bruciando il carbone, noi liberiamo l'anidride carbonica fossile, che è un gas, il gas esce dalle ciminiere, si spande nell'atmosfera, si omogenizza e comincia a far danni al clima globale. Lo fa quindi con una sorgente in un punto che genera problemi anche ad altri che possono essere dall'altro lato del pianeta, e lo fa perfino su tempi lunghi, quindi con un danno che non è solo globale, ma è pure transgenerazionale. Rovino il bene comune clima anche per i figli, i nipoti e i bisnipoti. E questa è una grandissima novità, tra l'altro anche per il diritto. Perché per la prima volta oggi ci troviamo a dover formulare delle norme che investono l'intero corpus dei
dei governi nazionali della Terra, che sono circa 195. E a dicembre a Parigi c'è grande attesa per questa ennesima conferenza delle Nazioni Unite, che deve trovare la possibilità di regolamentare a livello globale le emissioni di gas a effetto serra. Ma torno un attimo al clima locale nostro per farvi capire cosa vuol dire alterare un bene comune come il clima. La scorsa settimana, no, non la scorsa settimana, oggi abbiamo detto che da due giorni abbiamo una meteorologia clemente, clemente perché si respira, anche se voi siete al sole e noi siamo all'ombra privilegiati, però queste nuvolette che fra poco spariranno e tengono la temperatura a livelli accettabili, e soprattutto l'umidità è scesa, che era quella che invece fino a due giorni fa ha reso questa settimana con caratteristiche tropicali su tutto il nord Italia. A Torino, tre giorni fa, la temperatura minima si è attestata per la prima volta in 250 anni, cioè da quando abbiamo i dati, a valori inauditi, 27 gradi, con un'umidità prossima al 70%. Vi siete accorti di quanto sia sgradevole e disagevole vivere in queste condizioni? Non è solo un'opinione, è proprio una realtà fisiologica. Il nostro corpo, con queste condizioni, peraltro noi non ci siamo neanche molto abituati, rende meno, siamo tutti più affaticati, irascibili, sudiamo continuamente, abbiamo bisogno di bere molto, siamo stanchi, insomma non sono certo condizioni ottimali per la vita. Il fatto che queste modifiche siano generate dalle attività umane è la novità, non è un'evoluzione data dal fatto che la Terra si sta comportando così per motivi estranei alla specie umana. Ma questi sono i primi risultati di circa 150 anni di emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra. Di chi è la colpa? E qui è interessante vedere che c'è una colpa anche storica. Certamente i paesi dell'Europa, gli storici paesi che hanno iniziato la rivoluzione industriale, hanno una responsabilità più a lungo termine. L'Inghilterra e il suo impero coloniale è il primo a usare il carbone e quindi è quello che ha la responsabilità storica maggiore di aver modificato il clima. Gli Stati Uniti lo sono leggermente più tardi, e poi per quantità enorme di emissioni negli ultimi 100 anni. Adesso arrivano paesi che noi chiamiamo in via di sviluppo, paesi emergenti, chiamateli come volete, che non hanno una grande responsabilità storica, perché hanno iniziato il loro uso dei combustibili fossili tardi, ma che si stanno rapidamente allineando allo stile di vita occidentale. A Parigi sarà un casino decidere i pesi della limitazione di uso dell'energia fossile per il futuro. Teoricamente dovrebbe diminuire molto lo spreco e l'uso dell'energia fossile nei paesi occidentali di più vecchia data, e al contrario dovremmo lasciare ancora degli spazi di crescita, possiamo dire, a chi è stato poco responsabile. Ma il problema è che poi alla fine i guasti climatici investono tutti, e talora investiranno prima quelli che sono stati meno responsabili. Le comunità Inuit della Groenlandia hanno una bassissima responsabilità storica di emissione, ce l'hanno anche quella presente, sono popoli numericamente, demograficamente con poche modesti, che non incidono sui 7 miliardi di abitanti attuali del pianeta, non hanno quasi mai consumato combustibili fossili se non negli ultimi 20-30 anni, ma sono i primi che adesso hanno gravissimi danni con la disgregazione della banchisa artica e un cambiamento rapidissimo del loro tipo di ambiente. Lo stesso capita per le isole del Pacifico, dove l'aumento del livello dei mari genera addirittura la migrazione forzata di popoli interi. Numericamente di nuovo sono pochi, le isole Tuvalu, le isole Carteret, sono delle zone con 1.000-2.000 abitanti in stati sovrani, costretti nei prossimi decenni ad abbandonare questi atolli e a trasferirsi in regioni che daranno loro un asilo politico, ma non individuale, asilo politico di intero Stato sovrano. Trattative con Australia e Nuova Zelanda per trasferire in blocco le intere popolazioni di questi atolli corallini che verranno via via sommersi dall'aumento del livello dei mari. Di chi è la colpa? In questo caso pochissima responsabilità, se non per gli ultimi decenni, per un po' di uso molto marginale di
benzina e di gasolio, e il resto invece deriva dalle colpe storiche e numericamente più grandi dei paesi occidentali che hanno iniziato la rivoluzione industriale. Quindi vedete che il bene comune clima oggi è messo in forte minaccia da parte delle attività umane di tutti i 7 miliardi e 300 milioni di abitanti del pianeta, ma in misura diversa, con sofferenze che però spesso andranno a interagire prima in paesi che hanno una minore responsabilità. Chiudo con un ultimo e importante esempio di riflessione. I limiti fisici sono invalicabili e spesso ce ne dimentichiamo. Se la temperatura sale ancora di qualche grado e l'umidità relativa, come nei giorni scorsi a Torino, si mantiene su questi, sono intere zone del pianeta che possono diventare totalmente inabitabili, non perché ci si vive male, ma perché si muore. Se la temperatura supera i 35 gradi con un'umidità dell'ordine dell'80-90%, si muore, punto e basta, è un limite fisico, non è negoziabile, non è solo una questione di disagio o di vita in una bolla di aria condizionata. Queste condizioni ora nel mondo non si sono mai verificate. L'unica zona che è piuttosto vicina a queste condizioni è l'India. Se noi arriviamo nei prossimi anni a superare queste soglie assolute di vivibilità, oltre le quali non è possibile la sopravvivenza del mammifero Homo sapiens, noi vedremo intere aree del pianeta costrette alla migrazione, un po' come le zone invece sommerse dal mare, è un altro limite fisico invalicabile. Questo mette in moto le migrazioni di popoli, non 200-300 per barcone, che già oggi è il dramma vissuto dal Mediterraneo, ma a questo punto centinaia di milioni, per non dire miliardi di persone, se mettiamo in gioco il subcontinente indiano. Come ce la caveremo a quel momento lì? Ecco, queste cose sono i problemi sul piatto della regolamentazione di un bene comune molto effimero, molto particolare, che è l'aria che ci sta sopra e che fino a pochi decenni fa è stata considerata una sorta di pattumiera infinita, dove ciascuno poteva buttare ciò che voleva, e ci rendiamo oggi conto invece della sua estrema finitezza, anzi della sua fragilità. Grazie per averci fatto sentire, toccare quasi con mano il bene comune dell'aria. In Italia di bene comune si è iniziato a parlare diffusamente nel 2011 con il referendum sull'acqua bene comune, e credo che questa sia l'altra grande pattumiera nella quale abbiamo cercato di sversare, ecco, tutto quanto abbiamo prodotto nel corso delle nostre attività e per la nostra comodità. Quindi riprendere in mano in modo condiviso il governo di questi due elementi, il governo o l'accompagnamento, perché più che di governarli, come ci ricorda l'enciclica Laudato Si, più che di governare, di sottomettere, si tratta di custodire e conservare per le generazioni future. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti.